leggere il libro, poi avrò modo. Allora, cambiamo completamente argomento e poi chiudiamo, perché insomma stiamo già andando lunghi. L'altra cosa che secondo me è interessante e che ovviamente è tema che abbiamo prima vagamente toccato con Federico, quella della famose riproduzioni dei beni culturali. Cioè siamo riusciti, no? Visto che non ci bastavano tu parli di iperprotezione, siamo riusciti, grazie a queste norme del codice dell'amministrazione, scusami, codice dei beni culturali, che sono gli articoli 107 e 108, sostanzialmente a creare il copyright su qualcosa che il copyright non ha mai avuto neanche per sogno, no? Perché Michelangelo, nel Rinascimento, il copyright non l'ha mai avuto, ha vissuto grazie al mecenatismo e ai papi che l'hanno chiamato alla sua corte, alla loro corte. Quindi lui il copyright non ha mai nemmeno immaginato cosa potesse essere, eppure, se noi vogliamo riprodurre l'immagine del David o del Mosè, dobbiamo passare attraverso un diritto di riproduzione, che a chi va in tasca? A chi va in tasca? Non va in tasca agli eredi di Michelangelo, va in tasca all'ente che ha in custodia il bene. Ok? E questo perché. Territoriale, peraltro. Sì, allora è sostanzialmente il museo o la biblioteca o che ne so, il comune, la provincia, l'ASL, qualsiasi ente che ha in custodia un bene culturale e che quindi anche un privato, adesso io ho fatto esempi, ma anche un'azienda che ha una villa palladiana, no? Noi siamo stati a fare un convegno una volta in una villa palladiana bellissima a Vicenza, che era una villa privata, veniva affittata per fare riceventi, per fare matrimoni, però se tu fai fotografie di quella roba lì, il titolare, il padrone, quindi il proprietario di quella villa, ha un diritto di riproduzione? No. Perché No, no? Perché è un bene culturale. perché se voi. Allora, qui ci sarebbe da parlare Eh no, esatto, per cerchiamo di anni. renderla, no, perché stiamo già Per rendere andando la cosa lunghi. chiara, come diceva Goebbels, voi dite una menzogna, e da una menzogna la dite 100 volte diventa una verità. E la stessa cosa è il fatto che l'articolo 107 e 108 del codice dei beni culturali preveda un diritto di riproduzione. Non è vero. Non era vero, quantomeno non era vero all'inizio, ma poi, siccome molti l'hanno ripetuta questa cosa, la gente, che poi non va a guardare le fonti, ma va a guardare quello che la gente dice, dice: c'è quell'articolo lì, no. Per cui il ministro Franceschini, pace l'anima sua, che è ancora ministro, peraltro, o di nuovo ministro, è stato convinto qualcuno che bisognava mettere una pezza a questa cosa, una pezza a qualcosa che non andava rappezzato. Pezza fu ovviamente peggiore del buco, e quindi è stata introdotta una variazione, sono dei commi bis e ter del 108, che suggeriscono che ci sia una libertà, ma questa libertà di riproduzione sia soltanto per gli usi non commerciali, per cui per differenza uno dice: ah, no, cioè, per gli usi commerciali esiste questo diritto di riproduzione. Diritto di riproduzione che, se uno va a leggere la norma, però sussiste soltanto per gli enti territoriali, non sussiste per chiunque. Ed il principio, la fattispecie per cui si genererebbe questo diritto è la custodia da parte di un ente, dallo Stato, di un altro ente, se non ricordo esattamente la norma, ma un ente territoriale. Quindi il privato, il Pol di Pezzoli, che vuole sfruttare l'immagine di un'opera tenuta, non può farlo mentre il museo, non so, il museo degli Uffizi lo può fare. In realtà niente di tutto questo, perché lo spiego nel libro, i diritti di riproduzione sulle opere. Ovviamente che non siano ancora, non siano più soggetti a copyright, perché se c'è un'opera pittorica, un quadro di Guttuso, una fotografia di Ansel Adams, questi sono sicuramente soggetti a copyright, ma sono soggetti al copyright del diritto d'autore. Ma per quegli oggetti per cui è scaduto o non è mai esistito il diritto d'autore, non si può, no, crearne un altro, soprattutto non si può creare un altro in questa maniera qua, cioè con un codice dei beni culturali che si occupa della conservazione dei beni fisici, quindi sulle modalità con cui vengono concessi in uso al fine di fare alcune cose, tra cui le riproduzioni. Spiegala bene, Quindi, scusami, spiegala bene sta cosa, allora, perché
Allora, Come l'ha capita la... Spiega, l'idea di spiega, spiega, Colonnini scusami, scusami. riguardano Allora, la aspetta. conservazione, Aspetta, la Carlo, aspetta, tutela aspetta, del aspetta. bene fisico. Aspetta un attimo, allora io la spiego come per l'uomo della strada, no? Cioè, cosa sono questi articoli 107 e 108? Perché se no non capiscono. Allora, appunto, sono de degli articoli che stabiliscono che gli enti che hanno in custodia il bene, dice la norma, possono, e poi è anche scritta in modo strano, possono stabilire dei canoni di riproduzione. Cioè, quindi l'esempio che abbiamo fatto, no? Il classico esempio che si fa è quello del Teatro Massimo di Palermo, perché c'è stata una sentenza. Quindi, sentenza di 2 anni fa in cui si diceva che cos'era successo? Era successo che un'agenzia di viaggi palermitana per promuovere dei percorsi culturali all'interno della città aveva mandato un suo fotografo a fare le foto all'esterno del Teatro Massimo, perché è uno dei monumenti, dei palazzi più rappresentativi di Palermo, e poi l'aveva messo sulle sue brochure che erano distribuite quindi a scopo palesemente commerciale, per promuovere un'attività commerciale. Il comune di Palermo, titolare, che è proprietario del comune, dell'immobile e quindi titolare anche di questo diritto, ha fatto causa di fronte al giudice ordinario, al tribunale ordinario, per farsi riconoscere questi canoni previsti dall'articolo 108. Tu adesso cosa ci stai dicendo? Che in realtà quindi questa sentenza va rivista. Questo è il. Sì, è una sentenza che intanto è una sentenza di un tribunale, per cui Sì, non è la può Cassazione. essere Se rivista, uno va a certo. vedere, sono andato a vedere la sentenza sulla Cassazione sui diritti connessi, sui diritti di riproduzione dei beni culturali, e non c'è niente di tutto questo, per cui Beh, ma perché anche presto, scusami, no? Cioè, è una. sarei anche beh, mica più tanto, perché insomma, il codice 2014. di cultura mi pare che sia del 2004, che è la nuova versione di qualche anno fa, non Quella mi lì ricordo se dovrebbe niente. essere, quella norma lì dovrebbe essere 2014, se non ricordo male. Comunque, questa è per la nuova, per quella nuova. Ma il tema è che quella norma lì, se uno va a vedere dove sta messa, è una norma che riguarda la concessione dei beni in custodia. Questo vuol dire, si è fatto, non so, c'era tanto tempo fa c'era la polemica sul fatto che il sindaco di Firenze, poi anche primo ministro, concedeva Ponte Vecchio per fare degli eventi, matrimoni, sfilate, eccetera, eccetera. Quello è un bene culturale. Se, oppure, non so, dei quadri, delle statue per abbellire degli eventi. Fare quel lavoro lì è allettante per i curatori, perché porta nelle casse del museo dei soldi, ma è anche pericoloso perché prendi sposta, prendi sposta, prendi sposta, fai le coppie, fai le desistenze, fai le coppie, i beni si deperiscono. Quindi quella norma dice: voi curatori potete bensì concedere queste opere per questi sfruttamenti a determinate condizioni, e purché vi siano prese le precauzioni, una delle quali è le coppie a contatto che creano la possibilità di danneggiare il supporto. En passant, c'era anche quella cosa dei canoni, e i canoni dovrebbero essere pubblicati in modo per non avere arbitri, proprio per non... Ma è una norma che non è che va a creare un diritto nuovo, va a limitare la possibilità che i curatori abusino per ricercare un guadagno economico, ipersfruttino, danneggiando le opere. E comunque, essendo comunque una dei beni scarsi, se viene concesso questo diritto a qualcuno, deve essere concesso su base oggettiva ed equanime, perché è inutile che lo do al mio amico e non lo do al concorrente del mio amico. Ma quindi ci deve essere un procedimento pubblico per avere questo tipo di concessioni. E da questo hanno tirato fuori l'esistenza di un diritto che non esiste, e non esiste, se voi andate a leggere la norma, non c'è scritto quello che viene detto. Beh, nel Implica. libro non l'avevi detto così in modo, come dire, netto, però è interessante. Prendo atto di questa. Cioè, poi ci faccio una studiata anch'io perché questo argomento è davvero di frontiera. Cioè, sai che io faccio corsi per biblioteche e musei, no? Quindi la mia attività di formazione è molto spesso rivolta a quell'ambito, e questa cosa qui, questa dei beni culturali, per loro è terrificante come norma, perché appunto fino a pochi anni fa sapevano che un'opera caduta in pubblico dominio era patrimonio di tutti, e scoprono invece che adesso non la puoi più utilizzare perché hai paura di fare la fine di quella
agenzia di viaggi di Palermo che si è presa una condanna. Poi non è che era una condanna di 50.000 euro, mi sembra che erano 3.000. Però ecco, una cosa interessante che tu hai detto è il fatto che i canoni debbano essere pubblicati. E invece anche in quel caso non c'erano dei canoni. Il giudice aveva deciso per... L'ho perso. Mi hai perso. Ci sei? Io ti vedo. Sì. Ok. C'è stato un attimo di... No, dicevo, il fatto che i canoni debbano essere pubblicati non è una cosa da poco, perché cioè, io devo sapere almeno quanto costa sta cosa, perché magari costa 50 euro, me lo posso anche permettere per togliermi il problema, li pago. Invece il problema è che si lascia una discrezionalità alla pubblica amministrazione esorbitante, troppa rispetto a quello che dovrebbe essere lo scopo di questa tutela, di mettere dei canoni arbitrariamente. Sì, scusa, dicevi. I canoni in realtà originalmente erano per il diritto di estrarre le copie, non era il diritto per estrarre copie dalle copie. Certo. Fare una copia di un documento vuol dire che c'è il curatore, prende appuntamento, questo farà anche altre cose, oppure il suo dipendente farà anche altre cose, mette i guanti. Cara, Carlo, mi è chiarissima la questione, ma io lo mette lì, ti assicuro che ho discusso con una, mi ricordo, era beh, lo posso dire, erano le gallerie dell'Accademia di Venezia che avevano l'uomo vitruviano, no? Loro hanno ancora l'uomo vitruviano, l'originale, il disegno, e loro sul sito, così era un po' di anni fa, adesso magari è cambiato, però all'epoca c'era sul sito una versione a bassa risoluzione che loro davano con una licenza tipo CC0, dicevano questo si può usare liberamente, patrimonio dell'umanità, tutti lo possono usare. Se però c'era una casa editrice oppure un'azienda pubblicitaria che voleva l'uomo vitruviano a risoluzione 10 metri per 5 per farci il cartello e per farci il manifesto pubblicitario in metropolitana, allora loro ti davano il file TIFF super fico, super definito, e quello lo pagavi tot euro a seconda della dimensione, e quello era un esercizio esattamente di quel diritto, se così vogliamo chiamarlo, articolo 107 e 108 beni culturali. Quindi come la vedi? Allora, quello è l'esercizio di quel diritto nella misura in cui io non posso andare con il mio apparecchio e fare la fotografia perché non me la fanno fare. No, infatti, cioè loro avevano il file. Hanno un diritto connesso sulla fotografia, e quello è un diritto che è riconosciuto dalla legge sul diritto d'autore ed è riconosciuto in maniera abbastanza chiara, dice... È riservato, cioè, le norme che escludono altri da fare alcune cose scrivono in una certa maniera, le norme che danno dei diritti esclusivi, dice, è riservato a Tizio Caio Sempronio il diritto di riprodurre, di dare, di modificare, di trasformare in un'altra maniera, cioè sono dei diritti fatti che descritti in una maniera sufficientemente chiara, e i diritti vengono di essere, e la definizione del diritto dice fino a dove, per quanto, a quali condizioni, quali sono le eccezioni, quali sono gli usi liberi. Copyright si fa così, brevetti è fatto così, il diritto di genere è fatto così. Non puoi dire esiste un diritto, vediamo, ma su cosa, per cosa, qual è il fatto costitutivo, a quali condizioni tu ce l'hai. Insomma, questo è, per quanto ce l'hai, un diritto perpetuo, no. Va bene, allora. Copyright non ci possono essere, mi spiace. Sicuramente. Ma quello è un diritto copyright, cioè un diritto che impedisce a me di fare copie di un determinato soggetto. Quello che è un diritto copyright, e ci sono delle direttive europee che dicono che il copyright di quella roba lì dura totale, 70 anni dopo la morte dell'autore. Interessante. 40 anni, 20 anni per la fotografia, bla bla bla. Interessante. Quindi, quanto? Non so, per sempre. No, ragazzi, non si fa così. E poi dice, e poi perché soltanto per i musei pubblici, i musei privati, no? Non si può fare così una roba del genere. Cioè, ma allora lì la norma dice l'ente che è in custodia il bene. Esatto. E poi, come faccio io a sapere qual è l'ente che è in custodia il bene? Magari è cambiato nel frattempo, magari era privato e diventato pubblico, magari il pubblico è diventato privato. Io ho un oggetto che è una copia. Cioè, capite? Già esiste il concetto del diritto di seguito delle opere d'arte, che è una cosa un po' bizzarra. Vabbè, non apriamo questo vaso di Pandora, Carlo. Ma possiamo capire. Però io devo andare a informarmi se quella copia lì
è di un oggetto che è in mano a un privato, un pubblico, un curatore, un editoriale, un Cioè, museo allora, privato, una fondazione, per un una fondazione approccio, pubblica. diciamo, per un approccio iperprudente, sì, io devo andare. Boh, cioè, io mi Allora ricordo. facciamo, allora probabilmente non si fa niente. Sì, no, esatto. Prudentissimo, no, non si fa Sai niente. benissimo che, no, cioè, che il mondo, se fosse stato in mano agli avvocati, non saremmo al 1700, nel senso che l'innovazione a volte si fa perché c'è qualcuno che dice, vabbè, io mi assumo il rischio e vado avanti perché non posso diventare matto ogni volta a chiedere cose, a informarmi su tutto, e quindi è vero, c'è anche quello. Però a volte io come avvocato, tu lo sai, anche tu, arriva il cliente che ti dice, no, ma lei me la mette per iscritto sta cosa? Che è così al 100%, allora di fronte ad una normativa e a una giurisprudenza pressoché assente su questi argomenti perché sono troppo nuovi, una normativa che è scritta male, tu come legale a volte dici, guardi, secondo me è così, però mettergliela per iscritto con un 100% magari no, e quindi succede che poi dall'altra parte non si fanno le cose perché non si vogliono assumere il rischio. Comunque, direi. Piccola e breve guida per l'uso dei legislatori che volessero fare mai un'unità su nuovi diritti di proprietà intellettuale. Intanto bisogna definire il diritto, come si acquisisce, chi ne è il titolare, come si trasferisce, Ok, infatti per quanto dura, mi dai qual è là l'estensione. per l'ultima domanda.